Amici della Pallacanestro Mantovani, soprattutto amici di Spicchi Mantovani, abbiamo qui in questa puntata, diciamo, extra oggi, un gradito ospite. Abbiamo Leo Battistini, ciao Leo. Ciao, ciao a tutti. Che senz'altro è il giocatore mantovano in questo momento più in altre categorie. Leo, intanto la tua storia la conosciamo, per conoscere un po', diciamo, com'è nato Leo Battistini cestisticamente. Quindi sei nato a San Pio. Esatto, sono nato a San Pio, ho fatto praticamente quasi tutta la trattiva delle giovanili. Poi dopo mi sono spostato a Reggio Emilia, ho fatto 2 anni a Reggio Emilia, poi ho fatto l'ultimo anno di giovanili a Forlì, facendo anche la 2. E poi dopo c'è stato il... Ho fatto il salto, sono andato in Serie B, no, prima a Montichiari, comunque, okay. Sempre una squadra ambiziosa in Serie B. Poi sono andato ho fatto un anno a Mantova, perché mi ero fermato durante l'estate un attimo. E poi sono andato a Rimini, a fare un altro anno in Serie B, giocando da protagonista. Dopo sono andato ancora a Matera, e un altro in Serie B per consolidarmi, e dopo è arrivata la chiamata a Casale Monferrato. E diciamo, è arrivata fino a questo momento la chiamata più importante della, esatto, della tua carriera. Casale Monferrato, dove ti sei ritagliato il tuo, sì, spazio, esatto, cioè partendo come outsider, ma ti sei ritagliato il tuo spazio anche quest'anno. Certo, infatti io sapevo già quello che mi aspettava quest'anno, avevo parlato con l'allenatore Mattia Ferrari, e diciamo che pian pianino mi sono ritagliato anche il mio spazio all'interno di questa squadra, che comunque era una squadra molto ambiziosa, e sono stato bravo e anche fortunato comunque a ritagliarmi il mio spazio all'interno della squadra. Leo, poi quest'anno, quando siamo arrivati a giugno, confermatissimo, quindi avevate un, certo, contratto, non ci hanno pensato minimamente né tu né loro da uscire, quindi confermatissimo, quindi questo è il segno che tu hai fatto benissimo. Cosa ti aspetti da questo nuovo anno a Casale Monferrato? Diciamo di consolidare quello che ho fatto nel primo anno sicuramente, e cercare sempre di migliorarmi per diciamo avere uno spazio ancora maggiore all'interno di questa categoria. Quindi per appunto, dal punto di vista personale, invece dal punto di vista, diciamo, di squadra, sempre comunque gli obiettivi di questa società sono sempre alti. Quindi cercheremo sempre di ogni partita di giocare partita per partita, cercando di portarla, diciamo, di vincerla. Leo, quindi come tutti adesso, diciamo che da giovane la Serie A2 la consideriamo una tappa di passaggio, come tutti penso che ambisci anche tu ad andare nella categoria principe, sì, Serie 1. Sì, diciamo che tappa di passaggio. Hai detto bene, comunque, cioè, con l'ambizione è sempre quella di salire e di fare sempre meglio. Quindi diciamo che ci stiamo lavorando giorno per giorno per arrivarci. Leo, come tutti, purtroppo, come tante cose, nessuno è profeta in patria, quindi anche Mantova è in Serie 2, però tu hai preferito, o comunque anche la città, andare da altre parti. Senz'altro, però, non ti sarebbe disegnato giocare nella tua città, nella tua Mantova? Ma guarda, sarebbe un giorno, sarebbe anche, perché no, sarebbe anche bello giocare a casa davanti, insomma, ai miei amici, alla mia famiglia, davanti agli amici e alla mia famiglia, quindi è un'opportunità che non mi precludo. Magari quando ci saranno le condizioni per farlo, sarei felice, più che felice di farlo. Quindi in questo caso qua, quando tu sarai un giocatore più affermato, e auguriamo anche noi a Mantova di andare in A1, quindi magari prima acquisto speriamo che sia Leo Battistini che torna con Mantova in A1. Leo, ti ringrazio, ti grazie. Auguro in bocca al lupo per la nuova stagione, e buon fine d'estate, e ciao a tutti gli amici di Spicchi.